Sono qua in metropolitana, mi hanno appena girato un video di una dichiarazione fatta da Maiorino, candidato presidente alla regione Lombardia, in diretta televisiva. Ve lo faccio vedere. Sia proprio il classico esempio di una regione che deve tornare a ripartire, ad andare più velocemente. Cioè, la regione Lombardia non è la Calabria. È una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto... Ecco, quindi la regione Lombardia non è come la Calabria, no? Dove praticamente la gente non fa niente, non è capace di lavorare, non è capace di fare dei progetti sociali, non ha iniziative sociali sul territorio. Ecco, io dico al candidato presidente Maiorino che intanto dovrebbe stare molto attento come si esprime, perché questa sua dichiarazione è estremamente offensiva nei confronti di tutti i calabresi, sia quelli che vivono in Calabria, sia quelli che come me oggi hanno un ruolo istituzionale qua in regione Lombardia e lavorano da anni in questa regione. È stato offensivo, è stato assolutamente incapace, nasce dall'ignoranza, non conosce qual è la realtà calabrese, non conosce le persone calabresi evidentemente, pur immagino avendo qualcuno che lo sostiene nella sua lista civica o nel Partito Democratico. Ecco, io invito intanto il presidente Maiorino a chiedere scusa ufficialmente a tutti i calabresi, per prima cosa ai calabresi che probabilmente, immagino, lo sostengono in questa campagna elettorale o magari si sono anche candidati per sostenere la sua presidenza alla regione Lombardia, e però invito contestualmente anche i calabresi a fare una riflessione se questo è il candidato presidente di regione Lombardia che vogliamo. Io dico che francamente anche no.